Marchio è la notizia. In studio Marco Ferri. Le notizie in primo piano in questa edizione. Anziana tenta di togliersi la vita gettandosi dal balcone di casa, soccorsa dal 118, la donna è morta poco dopo in ospedale. Verranno celebrati domani alle 10 nella chiesa del Carmine a Gimarra di Fano i funerali di Cinzia Gregorini, mamma di Benedetta Vitali, la quindicenne morta nella strage della discoteca Lanterna Azzurra a Corinaldo. Linee dure della polizia locale di Fano contro la movida irresponsabile, multate nel fine settimana 15 persone senza mascherina, in tanti si dicono d'accordo. Presentata l'edizione 2020 di Passaggi Festival, che fa registrare già il tutto esaurito, oltre 100 gli ospiti dislocati in 60 eventi. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. Non ce l'ha fatta l'anziana di 87 anni che questa mattina si è lanciata dalla finestra di casa a San Lazzaro, a Fano, con l'intento di togliersi la vita. La donna è morta in ospedale a causa dei traumi riportati. Simona Zonghetti. Si è diretta verso una finestra e si è lanciata nel vuoto. È deceduta in ospedale Ivana Bertozzi, 87 anni, che questa mattina, intorno alle 8.30, ha tentato di togliersi la vita gettandosi da una finestra situata al primo piano della sua abitazione in via Gabelli, nel quartiere San Lazzaro a Fano. A trovare nel cortile il corpo della donna è stato il marito, che ha contattato il 118. I sanitari hanno allertato l'eliambulanza, che è atterrata nel campo vicino, di fronte al supermercato Eurospin. L'87enne è stata trasportata in gravi condizioni al Torrette di Ancona, ma nel pomeriggio è deceduta a causa del politrauma riportato. L'anziana aveva diversi problemi di salute e forse proprio questi l'avevano fatta cadere in depressione fino alla decisione di compiere il gesto estremo. Sul posto sono intervenuti i militari del nucleo operativo radiomobile di Fano per raccogliere la testimonianza del marito ed eseguire tutti gli accertamenti del caso. Verranno celebrati domani mattina alle 10 nella chiesa del Carmine a Gimarra di Fano i funerali di Cinzia Gregorini, mamma di Benedetta Vitali, la quindicenne morta nella strage di Corinaldo. La donna, che avrebbe compiuto proprio oggi 59 anni, stava male da tempo. A Ferragosto era entrata in coma e sabato scorso è deceduta all'ospedale Santa Croce di Fano. La funzione verrà celebrata da Don Gianni Petroni nella chiesa in cui quasi due anni fa la famiglia Vitali diede l'ultimo saluto a Benny. Per evitare assembramenti verranno attivati gli altoparlanti all'esterno per dare la possibilità ai fedeli di partecipare al rito funebre anche dal sagrato. Si è spento ieri all'età di 69 anni Roberto Bernardini, presidente della società sportiva Pesaro Sport Football. Ad esprimere cordoglio oggi è il comitato provinciale del CSI, che si stringe attorno alla famiglia Bernardini. Grazie per aver dato fiducia al CSI, ha commentato il presidente Marco Pagnetti, e per aver contribuito all'espansione dell'ente in tutta la provincia. Ora veglia da lassù sulla tua famiglia e sui tanti sportivi che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Per il secondo giorno consecutivo si registrano zero contagi di Covid-19 nella provincia di Pesaro e Urbino. Tre sono i nuovi casi positivi riscontrati invece nell'Ascolano. Intanto si è svuotata la terapia intensiva di Marche Nord. A Fano invece, dopo un'azione di prevenzione, la polizia locale ha sanzionato 15 persone che non indossavano la mascherina. Zero contagi da Covid-19 nella provincia di Pesaro Urbino, un dato che si registra per la seconda giornata consecutiva. Infatti nelle ultime 24 ore sono tre i nuovi casi positivi, ma tutti in provincia di Ancona, e comprendono rientri da altre regioni, contatti asintomatici di casi positivi e sintomatici. Si svuota anche la terapia intensiva di Marche Nord e non si registrano decessi.
Intanto, dopo la stretta sui controlli annunciata dal prefetto Vittorio Lapolla per evitare assembramenti, le forze dell'ordine sono intervenute nei luoghi della movida, come il lungomare e il centro storico. A Fano sono state elevate 15 multe da 400 euro a chi non indossava la mascherina. L'assessorato alla polizia locale, dopo un confronto con il comitato di pubblica sicurezza, aveva già sollecitato l'ordinanza dei primi di agosto per l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione dalle ore 18 alle 6 del mattino, un atto che ha preceduto l'ordinanza tuttora vigente del Ministero. Poi, come spiega l'assessore Sara Cucchiarini, il comando di polizia locale ha messo in atto tutte le misure preventive e informative, prima che sanzionatorie, come gli avvisi con l'altoparlante, la consegna di mascherina a chi ne era sprovvisto e la campagna social Mettiamo la mascherina, con la collaborazione di associazioni giovanili per sensibilizzare anche i ragazzi, invitandoli alla responsabilità. Le auto della polizia locale hanno girato per tutta la città, soprattutto battendo le zone più affollate del lungomare e del centro, comunicando l'obbligo dell'utilizzo della mascherina, ricordando che chi non la utilizza incorre in sanzioni. E questo è stato fatto da Fosso Seiore fino a Ponte Sasso e centro storico soprattutto. Va detto che tutta questa attività che si è susseguita in queste settimane non ha visto dei risultati, perché c'è stato rispetto ad altri luoghi un contenimento del fenomeno. Abbiamo anche attivato un'attività di dialogo con le associazioni di categoria e anche l'assessore Lucarelli. Abbiamo rivisto la necessità di dare un giro di vite sulle indicazioni alla cittadinanza, perché in molti, moltissimi non portano la mascherina, e voglio ricordare che non sono solo i giovani, quindi da questo fine settimana sono state fatte più multe ad essere stati sanzionati sono stati giovani e meno giovani. Le multe sono state elevate anche a minorenni, per questo la comandante della polizia locale Anna Rita Montagna si appella ai genitori invitandoli ad accertarsi che i propri figli siano muniti di mascherina prima di uscire. La comandante inoltre ricorda l'importanza di mantenere il distanziamento interpersonale e di lavare frequentemente le mani. Fano è una città che è stata fortemente colpita dall'epidemia, e proprio ad evitare che si possa ritornare in una situazione peggiore mettiamo in campo tutte le azioni possibili al fine di limitare il contagio il più possibile. E la sanzione è abbastanza pesante, non è quella definita dal Comune di Fano a livello nazionale, sono 400 euro di sanzione che, qualora vengano pagati nei 5 giorni dal momento della contestazione, si riducono a 280 euro. Al momento vige questa ordinanza del Ministro della Sanità. L'ordinanza è in vigore fino al 7 di settembre e quindi i nostri controlli proseguiranno, e non soltanto nei confronti dei soggetti che vanno a passeggio e non indossano la mascherina, ma anche nei confronti degli esercizi commerciali. Controllo che abbiamo già iniziato, che stiamo già facendo anche con personale in borghese, per cui che proseguirà proprio nell'intento di limitare il più possibile la diffusione del virus. E riguardo al giro di vite della Polizia Locale di Fano, abbiamo ascoltato il parere di Fanesi e Turisti. Assessorato alla Polizia Locale informa che tutti i giorni, dalle 18 alle 6, è obbligatorio l'uso della mascherina. I trasgressori saranno sanzionati. Dopo la stretta sui controlli annunciata dal prefetto e le sanzioni elevate dalla Polizia Locale di Fano nello scorso fine settimana, i cittadini hanno espresso il loro consenso riguardo alle multe fatte a coloro che non indossavano la mascherina. In tanti però lamentano ancora il mancato uso delle giuste precauzioni da parte dei giovani. Hanno fatto bene a intensificare, a controllare la gente, anzi dovrebbero fare anche più multe. Specialmente i giovani che non rispettano gli adulti, che hanno una gran paura, ma al giorno un disastro, anche dopo le 6 non ubbidiscono, devono imparare a ubbidire un po' di più i giovani. Fra un po' qua ritorniamo a stare chiusi dentro casa, se andiamo avanti da sto passo. Bene, tutto sommato, vedo che c'è la polizia locale che passa in diversi orari del giorno a fare i controlli, soprattutto adesso col discorso del DPCM dalle 18 con l'uso della mascherina, e che comunque va bene.
Avete visto effettuare delle sanzioni dalla polizia locale? Mi ha raccontato che l'hanno fatta una ragazza in città perché non c'aveva la mascherina e basta, però io non li ho visti. Siete d'accordo con questa cosa dell'aumentare i controlli? Certo. Sì, assolutamente. Dovevano farlo prima, assolutamente. I controlli ci devono essere, quindi è giustissimo. Bene o male comunque la metto la mascherina la sera, c'è chi no, massimo cioè, li vedi sul tavolo che non la mettono, però in giro la stragrande maggioranza ce l'ha. No, qui a Fano ancora tutto sommato un po' ci si regola un po'. Si dovrebbe tenere la mascherina ma non ce l'hanno. Ma a me sembra che in realtà siano sempre abbastanza omogenee le situazioni dentro i locali. Ci sono persone che purtroppo continuano un pochino a fare i fatti loro e altri che invece hanno un pochino più di rispetto. Mi sembra che ci sia meno flusso però, questo sì, meno clientela, meno giro, sì. Quindi ha visto giovani in giro, insomma, durante la giornata, mascherine, assembramenti? Sì, sì, ci sono, continuano a esserci, sì, sì, come no. Guardi, io esco adesso dal locale e la tengo giù e non è obbligatorio qui l'aria aperta, ma insomma c'erano persone che non ce l'avevano tranquillamente, anche facendo la fila alla cassa, purtroppo è difficile. Come è andato questo primo weekend con le nuove restrizioni? Noi ci siamo attenuti scrupolosamente a quello che è previsto, quindi non facciamo più serata, facciamo soltanto ristorazione e questo è quello che è successo. Quindi devo essere sincero, non abbiamo avuto movimento dopo cena, il nostro target è comunque un target adulto, quindi grossi problemi per quello che riguarda il seguire le regole non ci sono stati. Abbiamo visto che hanno la mascherina quando arrivano, la mettono quando si alzano. Per quello che riguarda il passaggio, qui non facendo serata dopo cena ce n'è ben poco e quei pochi che abbiamo visto comunque un po' come prima. C'è chi la mascherina la mette, c'è chi la mascherina non la mette, c'è chi ce l'ha e c'è... Cioè è una cosa che è una coscienza personale, ognuno sa quello che deve fare, le regole sono penso ormai piuttosto chiare per tutti, poi ognuno è libero di fare come vuole. Si invita alla massima prudenza e a tenere un comportamento corretto. E adesso la politica. Sabato scorso Matteo Salvini ha fatto visita ad un'azienda di Fano, la Profilglass. Il leader della Lega si è complimentato con l'imprenditore Giancarlo Pace e con tutti coloro che portano avanti l'impresa leader nella produzione dell'alluminio. Conto è leggere su internet, studiare la storia di un'azienda, di prodotti, la logistica, la produzione, la distribuzione... Su un computer un conto è vederla di persona, toccare con mano. Grazie per avermi aperto i cancelli di casa vostra. Si è complimentato con Giancarlo Pace, il leader della Lega Matteo Salvini, accolto sabato scorso alla Profilglass di Fano. Arrivato poco dopo le 10 ad attenderlo in un piazzale, c'erano circa 150 dipendenti, oltre ai politici locali e regionali. Il primo a prendere parola è stato il fondatore dell'azienda. Per me è un grosso onore che abbia scelto di venire nella nostra ditta. Dopo i saluti e i ringraziamenti iniziali, Salvini ha elencato le difficoltà e le esigenze delle imprese marchigiane. Infrastrutture, ci sono strade, autostrade, porti, aeroporti fermi, cantieri fermi da troppi anni, l'impresa nelle Marche è doppiamente complicato. Di più gli imprenditori, gli agricoltori e i pescatori denunciano una burocrazia regionale asfissiante. Il primo impegno della Lega è rimettere mano ai cantieri fermi da troppo tempo nelle Marche e azzerare la burocrazia della regione che sta strangolando l'impresa. Diversi poi i temi trattati da Salvini, dalle tasse con la promessa di abbassarle se la Lega riuscirà a governare, alle scuole che per il capitano devono riaprire con la didattica in presenza. Sui migranti invece ha contestato i 15.000 sbarchi avvenuti in pochi mesi nonostante il Covid-19. Gli esseri umani, degli scafisti, non puoi chiedere precauzioni, buonsenso, chiusure, mascherine agli italiani e spalancare i porti e avere migliaia di immigrati che girano per l'Italia senza nessun controllo, non è incapacità. Io penso che al governo abbiamo dei complici del traffico di esseri umani. Io andrò a processo il 3 ottobre perché ho bloccato gli sbarchi
e qualcuno penso che verrà a processo con me. Dopo che avremo vinto anche nelle Marche, penso che a Roma qualcosa cambierà, ha proseguito Salvini riferendosi alle regionali il 20 e 21 settembre, ha commentato: non saranno due giornate di semplici elezioni, ma di festa, di cambiamento, di progresso e sorrisi. Poi, dopo i selfie concessi ai simpatizzanti, è entrato in una palazzina dello stabilimento di Bellocchi. All'uscita si è compiaciuto con chi ha creato e porta avanti l'azienda diventata leader in Italia e in Europa nel settore dell'alluminio. Ad oggi l'intero gruppo conta circa 1000 dipendenti. La storia sul sito, però vederla di persone, conoscere anche protagonisti è diverso. Conto, poi vedere che è un'azienda familiare, dipendenti quasi tutti del territorio, esportano il 70%, ovviamente ci sarebbe bisogno di un porto maggiormente funzionante, di un interporto a Iesi che faccia il suo lavoro. E poi burocrazia e tasse, ragazzi, burocrazia e tasse, su questo la regione senza far miracoli qualcosa lo può fare per abbassare il livello di imposizione fiscale regionale e togliere un po' di burocrazia. Mi ha detto che è 3 anni che stanno aspettando una risposta dal Demanio a Roma dell'allargamento, non è possibile. Il tour nelle Marche di Salvini è proseguito a Falconara Marittima, durante un comizio in spiaggia ha replicato a un gruppo di contestatori: se vuoi 3 clandestini ospitali a casa tua e mantienili tu, fratello. E di mantenere sfigati e spacciatori noi ne abbiamo abbastanza. Se li vuoi lasci il tuo numero di conto corrente e te li porti tutti a casa tua, guarda. Io preferisco aiutare gli anziani in difficoltà e gli italiani in difficoltà. Guarda un po' te. Fervono i preparativi per l'ottava edizione di Passaggi Festival della Saggistica. L'evento, che si svolgerà a Fano dal 26 al 30 agosto, registra già il tutto esaurito per diversi appuntamenti in programma in piazza 20 settembre. Con 60 eventi e 100 ospiti in 5 giornate, torna a Fano Passaggi Festival della Saggistica. L'ottava edizione, che si terrà dal 26 al 30 agosto, sarà dedicata non solo ai saggi e ai libri, ma anche alla poesia, al fumetto, al teatro e alle mostre d'arte, per un programma variegato per pubblici e gusti diversi. Piazza 20 settembre che ci ospita questa sera. Gli eventi saranno gratuiti, ma per quelli di Piazza 20 settembre e della Memo è consigliabile prenotare. Invece per le altre sedi, come l'ex chiesa di San Francesco, il Pincio o il Bonbon Art Café, si potrà entrare fino ad esaurimento dei posti disponibili. Chi arriverà in ritardo, fanno sapere gli organizzatori, perderà la prenotazione. Da non dimenticare la mascherina, senza non si potrà accedere agli incontri. Si parte con l'idea di offrire un prodotto culturale, eventi letterari di qualità, nella sicurezza per tutti i cittadini che vorranno venire in piazza, alla San Francesco, al mare e così via. 26 si parte alle ore 17:30 con il libro di Marco Bracconi alla San Francesco, si intitola La Mutazione, poi alle 19 il manifesto contro il multiculturalismo di Cinzia Sciuto, sempre alla San Francesco, alle 20 Oliver Stone in piazza 20 settembre, alle 21:30 Corrado Augias in piazza 20 settembre. E poi alle 22:30 si finisce il mercoledì con uno spettacolo teatrale, La caduta della luna, alla San Francesco. Hanno già registrato il tutto esaurito gli incontri con il decano del giornalismo italiano Corrado Augias e con il regista statunitense premio Oscar Oliver Stone, che inaugura la piazza principale del festival presentando in anteprima la sua autobiografia. Sold out anche per altri ospiti della rassegna Grandi Autori: Oliviero Toscani, fotografo e pubblicitario di fama internazionale, Valerio Massimo Manfredi, scrittore, sceneggiatore, e Giovanni Allevi, direttore d'orchestra e pianista. Il programma completo di Passaggi Festival è disponibile sul sito ufficiale dell'evento, di cui Fano TV è media partner locale. Diversi gli appuntamenti che la nostra emittente trasmetterà in diretta sul canale 17 del Digitale Terrestre. Che è uno degli eventi importanti della nostra stagione, che ha portato veramente la nostra città all'attenzione di tutto il paese, con tanti mass media che hanno dedicato tanta attenzione, ma soprattutto i contenuti sono sempre molto, molto alti e di spessore. Non è un festival banale, anzi tutto l'opposto, e non era scontato che riuscivamo a realizzarlo. Non ho considerato il periodo che stiamo vivendo, l'amministrazione comunale ha fatto la sua parte importante anche in questa circostanza, ma siamo riusciti a rinnovarlo, a mantenerlo in piazza, poi con tutti gli eventi collaterali, mantenendo la sicurezza, quindi tutti quei requisiti che vengono richiesti in questa fase, e mantenendo ovviamente un festival ad altissimi livelli. Quindi grande attesa e grande soddisfazione.
E adesso parliamo invece di ambiente. Ieri mattina alla scuola materna di Villanova sono stati piantati 5 alberi donati da Federcaccia di Montemaggiore. Domenica siamo riusciti a portare a termine l'iniziativa che avevamo già pensato l'anno scorso, quella di donare 10 alberi al comune di Colle al Metauro. Inizialmente erano 10 alberi, poi siamo riusciti solo a donarne 5 perché abbiamo fatto un'ulteriore donazione purtroppo per il Covid. Speriamo anche il prossimo anno di non rifarla quella del Covid, ma quella degli alberi sì. Abbiamo donato questi 5 alberi al comune di Colle al Metauro e abbiamo individuato come zona di piantumazione la scuola materna di Villanova. Ed è una cosa secondo me che bisogna ripeterle. Io come presidente lo proporrò ogni anno, abbiamo deciso col direttivo di poter riuscire, speriamo, a ridonare sempre ogni anno 5 alberi al comune. Questo perché? Perché gli alberi ci fanno vivere, abbiamo bisogno degli alberi sia per la biodiversità che per l'ambiente stesso. Donare alberi è una cosa secondo noi cacciatori che siamo a mio parere i veri amanti della natura, è una cosa essenziale. Il prossimo anno cercheremo altri siti dove poter piantare questi alberi, che siano parchi o che siano scuole. Il nostro obiettivo è più che altro metterli dove poi giocano i bambini, che sono il nostro futuro. Alla piantumazione eravamo una decina di cacciatori, senza i ragazzi dietro di me che collaborano molto bene, mi danno una bella mano, ecco, non riuscirei a far niente. Sono orgoglioso di questo, anzi voglio fare pubblicamente i miei complimenti. Oltre a questa iniziativa cercheremo di organizzare nella prossima primavera anche una pulizia di tutto il fiume Metauro, la zona che riguarda logicamente il nostro comune che si è allargato da poco, la sponda diciamo verso sud e la sponda verso nord che secondo me ne ha bisogno. Un docufilm che racchiude le bellezze di Fano e il suo carnevale, evento di punta della città. Il video presentato nei giorni scorsi è stato realizzato dall'Associazione Carnevali d'Italia, la più grande community dei carnevali e di tutto il mondo. Filippo Pucci. Un video che racconta la città di Fano e il suo carnevale. La scorsa settimana all'anfiteatro Rastatt di Sassonia è stato presentato il docufilm della durata di 30 minuti sulla visione di Fano con i luoghi più belli della città, intramezzato con l'evento più antico d'Italia, il Carnevale. Il documentario è stato realizzato da Carnevali d'Italia, la più grande community dei carnevali italiani e nel mondo, per mano del suo ideatore Roberto Ligurgo, appassionato di carnevale fin da piccolo. Il progetto semplicemente nasce perché su Carnevali d'Italia, ormai da almeno 3 anni, stiamo realizzando diversi speciali dedicati a tante città carnevalare. Quindi Fano perché? Perché Fano sicuramente ricopre nel panorama nazionale italiano un ruolo di primo ordine. È nato da una chiacchierata con una vostra concittadina che si chiama Ramona Neri, che mi ha parlato di questo famoso oggetto. Mi ha incuriosito, ho visto un po' di filmati, di fotografie e abbiamo detto qui ci dobbiamo fare uno speciale. E quindi è nato così. Che cosa ti ha colpito di più di Fano? Quello che mi ha colpito di più di Fano è stata la città e la gente di Fano, meravigliosamente calorosa. E poi la città è meravigliosa, come si fa a non amare una città che è sul mare? E poi c'è tante testimonianze di architettoniche, paesaggistiche, come festa, certo, il getto ha la sua forse unicità, perché non credo che esista un'altra manifestazione dove accade quello di lanciare quintali da sopra i carri. Non credo ne esistano, almeno io non ne ho conosciute.
Il video, visibile già da oggi sulla pagina Facebook di Carnevali d'Italia e poi sul sito ufficiale del Carnevale Fanese, ha l'intento di far scoprire ai turisti non solo l'evento di Punta di Fano, ma anche le attività, il buon cibo e le specialità del nostro territorio. Va a parlare anche con le attività commerciali, fa capire quanto le persone siano legate al carnevale. Non parla solo di carnevale, parla della nostra città e di tutte le bellezze. Quindi un reportage che si può utilizzare in ogni momento quando si tratta di fare promozione della nostra città del carnevale, ma che lo stesso Carnevale d'Italia promuoverà in tutti i suoi ambiti. Quindi una bellissima promozione. Intanto l'ente carnevalesca e l'amministrazione comunale di Fano sono all'opera per poter studiare la prossima edizione del Carnevale 2021. Teniamo le dita incrociate, ma insomma il Carnevale dal 1347 arrivato fino ad oggi sicuramente non si fermerà. Per raccogliere più dolciumi vengono distribuiti grandi coni colorati. In un modo o nell'altro tutti gli spettatori tornano a casa felici, con centinaia e centinaia di cioccolate. Siamo in chiusura, a seguire dopo di noi una nuova puntata di Missione Salute. A intervenire questa sera sarà il dottor Simone Camili Melitani, medico dello sport e direttore sanitario, e poi un approfondimento in studio con Paolo Antonioni di Federcaccia. L'informazione su Fano TV torna domani mattina alle 7 in diretta con la rassegna stampa. Arrivederci.